tacchi e trucco, ma anche le calze rendono bellissima la donna. Buongiorno a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi vengo a rappresentarvi un qualcosa che probabilmente qualcuno già sa, qualcun altro no, e per qualcun altro vengo a rappresentarvi quello che penso. Una donna, vi posso garantire che, secondo la mia opinione, senza trucco non è bella. Con il trucco, invece, appare magicamente magnifica. Con la parola trucco mi riferisco alla matita intorno agli occhi, che è il primo strumento utilissimo per rendere una donna veramente bella, e al rossetto, unito ad un po' di allungaciglie, ma poca roba. Ma anche i tacchi sono degli strumenti eccellenti. Perché? Perché i tacchi, uniti anche alle calze, rendono sexy una donna. Voi guardate, gambe depilate con calze a rete addosso diventano magicamente belle. Possono anche essere storte, ma saranno sicuramente molto sexy. Gambe storte, ma in adoreggenti, diventano magicamente magnifiche. Una donna che pesa 90 kg, con tacchi alti, minigonna, calze a rete, tutta truccata, diventa magicamente una bomba sexy, una bomba a luci rosse, ve lo posso garantire. Voi guardate invece una donna, no? Alla struccata, struccata non rende, perché senza matita nera intorno agli occhi, secondo me una donna perde un sacco a livello estetico. Una donna scalza, guardate la scalza, senza tacchi addosso, perde la sua sensualità. Scalza ha un altro tipo di effetto, fa un altro effetto. Non è sexy com'è con i tacchi alti. I tacchi alti rendono di facto molto sexy, travolgentemente sexy, terribilmente sexy una donna. La slanciano. Perché una ragazza di strada si mette sempre i tacchi? Perché sa che può contare sulla sensualità che i tacchi evocano. Per accalappiare più clienti possibili, di facto, una donna deve indossare i tacchi. Se una donna non indossasse i tacchi ma andasse con le ballerine, nessun uomo si fermerebbe per lei, a meno che non sia un morto di patata, ok? O uno che non l'ha mai vista. Ma se io metto tacchi alti, sexy, intriganti e conturbanti, molto alti, sicuramente avrò la possibilità di trovare una buona quantità di clienti, clienti che verranno per me, interessati a me, ok? Guardate una donna invece che per esempio indossa le ballerine ai piedi, quanto perde. Una donna con le ballerine ai piedi non sarà mai sexy come una con i tacchi alti. Una donna con i tacchi alti diventa a tutti gli effetti estremamente sexy. Le calze anche. Voi mettete in confronto una donna senza calze o comunque con le gambe nude, una donna invece con le calze sexy, che differenza? Oppure una donna con i calzini addosso, cosa che io, mamma mia, mi viene letteralmente da vomitare. Con una donna con gambe che ha addosso calze nere trasparenti oppure autoreggenti o calze a rete, la differenza. Quanta sensualità in più c'è e quanto effettivamente è bella e sexy la donna in tal modo, in tale maniera qua. Ecco, tre strumenti rendono de facto bella, bellissima la donna. Trucco, tacchi, calze, sexy. Tre strumenti di grande, grande fascino, di grande pregio. Questi strumenti sono di un'utilità infinita per una donna o per una ragazza che oggi vuole far colpo su un ragazzo o su un uomo. Può far colpo sfruttando questi strumenti. Io sono uomo, non posso truccarmi. Devo far conto sul mio sguardo, sui miei occhi, sulla mia faccia magra, sulla mia bocca, ok? Sulla mia pupilla del volto. Una donna può contare sulla matita da mettere intorno agli occhi. Io infatti preferisco conoscere una donna struccata fin da subito, altrimenti mi potrebbe prendere un coccolone nel momento in cui mi sveglio con lei vicino a me e magari è struccata. Potrei rimanere talmente deluso e amareggiato che potrei dirle bye bye bella.
Va bene. Ecco perché preferisco una donna struccata subito, così so a quello a cui eventualmente andrei incontro. Ma per fortuna non ho di questi problemi perché sono single. Morirò single, per fortuna per me, felicissimo, senza figli. Mi godo la vita per quello che mi dà attraverso la fama, la visibilità, il successo, la voglia di stare in TV, di apparire un giorno sulla carta stampata, perché no, non per reati, ma per cose belle, non per cose brutte, chiaramente. Ecco, questo cerco io. I miei obiettivi principali sono questi: TV, radio, carta stampata, giornali, punto. Ed essere riconosciuto per la strada. Questi sono i miei obiettivi, non voglio figli, non voglio moglie, non voglio fidanzata, non voglio fanciulla, punto e capo. Perché significa stare male, dover mettere mano sempre a portafogli, indebitarsi eventualmente parlando, vivere una vita non bella, ma una vita secondo me triste e non felice, punto e capo. Questa è chiaramente la mia opinione, non ce l'ho contro niente e contro nessuno, ci mancherebbe altro, però vi ho riportato quello che Leandro è, quello che Leandro pensa. Poi ognuno può pensare ciò che vuole, non ce l'ho contro chi ha figli, per l'amor di Dio ci mancherebbe altro, ognuno può fare tutti i figli che vuole. Io non voglio figli, non voglio moglie, non voglio ragazza. Mi devo sparare per questo? Non credo, non penso. Beh, iscrivetevi, commentate, ricordatevi quindi, calze, trucco e tacchi rendono di fatto una donna bellissima. Ciao a tutti, da Leandro, conosciuto italiano. Ciao.